La prima volta che sentii parlare dei fantasmi al Castello della Rotta fu nel mitico Almanacco della Paura 1992 di Dylan Dog, che come vedete consumai fino all'osso. Ma se oggi andate su un qualsiasi motore di ricerca e digitate Castello della Rotta, troverete una quantità sterminata di materiale più o meno copia e incollato qua e là. E le cose non migliorano se andate su YouTube con video editati da Ghost Hunters o da appassionati di Urbex che si filmano mentre esplorano i dintorni del maniero, ripetendo più o meno la stessa cosa: questo avamposto templare è il castello più infestato d'Italia. Insomma, un vero boccon del prete per tutti i fantasmofili. E quindi mi sembrava giunto il momento di fare un po' di chiarezza. Di che cosa si tratta e dove si trova, lo scopriremo in questa puntata. Il Castello della Rotta si trova al confine fra il territorio di Moncalieri e quello di Carignano. Si trova fra la statale di Villa Stellone e l'autostrada A6 Torino-Savona in una pianura delimitata da diversi corsi d'acqua. A quei tempi il castello era situato in una posizione strategica a presidio del ponte sul torrente Banna, situato a poca distanza. Fra l'altro sembra che i resti di questo ponte, rimaneggiato più volte nel corso dei secoli e utilizzato ancora nel corso del Novecento, siano stati recentemente riportati alla luce, e tornerò su questo alla fine del video. Il castello è dotato di tutti gli elementi di un maniero medievale. Si presenta come un quadrilatero con cortile, pozzo, cappella, torre di vedetta, l'ala conventuale con la grande sala di riunione, il cellario, stalle, magazzini e cantine, addirittura cunicoli. Le origini di questa probabilmente antica grancia o casaforte, divenuta poi castello fortificato, risalgono a un'epoca imprecisata, ma quello che sembra certo è che prima di passare ai cavalieri gerosolimitani dopo l'abolizione dell'ordine del Tempio, il castello appartenne ai Templari, con vasti possedimenti fondiari adesso adiacenti nei territori circostanti, fra cui Testona, Moncalieri, Santena, Villa Stellone, eccetera. Ciò dovrebbe bastare a rendere assai intrigante questo ed altri antichi edifici. Dopotutto i luoghi con testimonianze legate ai Templari ammontano a circa una cinquantina in tutto il Piemonte. Eppure sarà un'impressione, ma non vedo tutto questo peregrinare, che so, al castello di Murello nel Cuneese, alla chiesa di Santa Maria di Sana a Livorno Ferraris, alla chiesetta di San Martino presso Villa Stellone o addirittura presso quella di Sant'Egidio di Testona, tutti edifici templari, tanto per fare degli esempi. Sarò pessimista, ma ho come la sensazione che per mobilitare masse di curiosi, soprattutto di giovani, sia sempre necessario qualche argomento prêt-à-manger come i fantasmi, e non a caso le storie sul castello parlano di fenomeni paranormali e di fantasmi che si aggirano tra le sue sale. La leggenda più interessante è ambientata ai tempi delle crociate. Arrivò alla Rotta una marchesina francese, promessa sposa al padrone del castello, un uomo fisicamente ripugnante. Intenzionata a rifiutarlo, lo respinse, ma l'uomo la scaraventò dalla finestra della torre e la povera donna si sfracellò sul ponte levatoio. A questa triste vicenda è stata collegata quella di un cavaliere crociato che, dopo aver appreso della morte della castellana di cui era innamorato, partì per la Terra Santa e cadde in battaglia. Manco a dirlo, gli spettri dei due amanti si aggirerebbero ancora oggi per le buie sale del castello, insieme ad una folla incredibile di altri ectoplasmi. Ah, ma solo a partire dagli anni 80 del Novecento. Prima di allora queste leggende e annessi fantasmi semplicemente non esistevano. Come mai? Qui dobbiamo tornare indietro nel tempo, almeno fino al XIII secolo, per imparare qualcosa sulla storia di questo castello. Quindi mettetevi comodi davanti al fuoco del vostro camino e seguitemi in questo viaggio. A quei tempi, Moncalieri non esisteva ancora come centro abitato. Esisteva invece il comune di Testona, da cui dipendeva la casa templare, che a quel tempo sorgeva isolata in un luogo forte, difeso dal ponte sul Po e protetto dalla collina digradante fino al fiume, non lontano dal quale i cavalieri del Tempio possedevano la chiesa di Sant'Egidio e l'annessa mansione. Il luogo era un importante nodo stradale. Vi confluivano l'antica via romana che partiva da Pollenzo e la via delle Gallie che, provenendo da Genova, toccava Alessandria ed Asti e, oltrepassando il ponte sul Po, proseguiva per la valle di Susa senza toccare Torino. Erano lì da sempre questi Templari? No. Intorno al 1196 questi ricevettero dal vescovo di Torino, Arduino Valperga, signore del luogo, l'ospedale e la chiesa di Sant'Egidio insieme ad altri possedimenti, purché ricostruissero e difendessero il ponte sul Po, andato in rovina in uno dei tanti scontri fra gli eserciti comunali,
e ripristinassero l'ospitalitas che precedentemente si praticava nel suddetto ospedale, con l'obbligo di ricostruirlo e di riaprirlo al traffico. Col passare del tempo, Sant'Egidio divenne un grande complesso autosufficiente, con chiesa, chiostro, oratorio, caseggiati per ospitare i pellegrini che transitavano sulla Via delle Gallie, torre, giardini e una piazza d'armi per le esercitazioni militari. Ora, di tutto questo non rimane che la chiesa non più orientata ad est. Prima del 1228 la mansione di Sant'Egidio era nominata Mansio Pontis Testone, come si legge in un documento del 1203. Moncalieri non esisteva ancora come centro abitato. Come abbiamo detto, infatti, esisteva invece il comune di Testona, situato a 2 chilometri dal ponte sul Po da cui dipendeva la casa templare. A Sant'Egidio si rifugiarono gli abitanti di Testona quando questa fu saccheggiata e semidistrutta dai chieresi. Così, in 2 anni fu costruita Moncalieri sul basso sperone collinare, pare con l'aiuto degli stessi templari, e la Mansio de Testona fu così inglobata nelle sue mura. La Domus di Sant'Egidio viene ricordata un'ultima volta negli atti processuali del 1312. Durante la sua deposizione, Fra Bernardo da Parma, interrogato a Firenze, confessa di essere stato nel 1284 nell'odierna Moncalieri e di aver sputato sulla croce appesa al muro della chiesa templare insieme ad altri 2 confratelli. Dopo la soppressione dell'ordine, nel 1312 la casa templare di Moncalieri passò così ai Giovanniti. Per chi non lo sapesse, quello dei Templari è un ordine religioso cavalleresco fondato dopo la prima crociata per il presidio dei luoghi santi e per la difesa delle vie percorse dai pellegrini infestate da briganti e da predoni. E in Piemonte ve ne erano di strade percorse dai pellegrini. I Templari divennero ricchi e potenti e ciò indusse Filippo il Bello di Francia nel 1307 a ordire la congiura che portò alla loro distruzione totale dopo una massiccia serie di arresti e un processo nel corso del quale furono costretti a confermare sotto tortura le colpe più esecrabili. Ed è a partire da ciò che tra 700 e per tutto l'800 incominciò a nascere il celebre e abusatissimo mistero dei Templari. Un mito inzuppato di esoterismo e occultismo molto di moda a quei tempi che collegava in modo fantasioso i templari alle cattedrali, ai catari, al bafometto, termine nato dalle confessioni estorte con la tortura, alla massoneria e poi a Satana, eccetera, eccetera. Quando invece parlo di Giovanniti o Gerosolimitani o ospedalieri che dir si voglia, intendo anche qui, per chi non lo sapesse, un altro ordine religioso cavalleresco nato qualche anno dopo i Templari, vale a dire i Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, poi di Rodi e Malta. Piccola parentesi, i Templari non custodivano alcun Graal o Sacra Sindone, né potevano vivere 700 anni in attesa di Indiana Jones. Questi sono soltanto alcuni dei tanti luoghi comuni che circolano tra i fanboy neotemplari. Allo stesso modo, le crociate erano dei pellegrinaggi armati per difendersi dai turchi e non delle missioni di conquista cristiane a cui addossare le colpe dell'11 settembre, della fame nel mondo, del global warming. Difatti, inizialmente i crociati erano chiamati pellegrini. Il possesso da parte dei templari di vaste terre nella cosiddetta Grancia Rupta, dalla quale deriva appunto il nome di Rotta, dato alla zona in cui sorge il castello, è attestato da un documento del 9 dicembre 1283, segnalato da Ferdinando Gabotto e successivamente pubblicato da Francesco Cognasso, 2 importanti storici piemontesi. Da esso apprendiamo che nella stessa zona già possedevano in quell'anno alcuni beni anche i gerosolimitani, i quali dopo l'abolizione dell'ordine del Tempio, come abbiamo detto, vennero in possesso delle numerose terre un tempo appartenute ai templari. Con ogni probabilità anche il castello passò ai gerosolimitani in quello stesso periodo per effetto della bolla di Clemente V, e studiosi come Avonto e Gabotto sono assolutamente concordi a considerare templare il castello. Tuttavia, diversi anni fa furono avanzate delle puntualizzazioni di cui bisognerebbe tener conto. D'altronde è solo sulle carte che possiamo trovare dei riferimenti specifici a questo edificio e, come ci insegnano gli storici, i documenti più antichi non furono redatti con l'intenzione di rendere più agevole la loro consultazione da parte degli studiosi del XXI secolo.
Queste e altre discordanze derivavano dal fatto che in alcuni documenti il territorio della rotta era stato confuso con quello di Calpice, ora regione Carpice, e con quello della Gorra, dove i Templari avevano numerose proprietà terriere, luogo ricco di terre, boschi e di preziosi corsi d'acqua. E sempre secondo la Capone, questo metterebbe in dubbio l'appartenenza del castello della rotta all'ordine del Tempio come dipendenza delle mansioni di San Martino della Gorra e di Sant'Egidio di Moncalieri. Tutte queste osservazioni potrebbero sembrare questioni di lana caprina, ma non è affatto così. Gli stereotipi rispondono anche qui ad un'esigenza di economia cognitiva che fra complotti, intrighi, misteri della storia e una certa cultura postmoderna tendono a ossessionarci con i Templari. Ecco che se tali cose, a garanzia quasi di mistero e leggenda, ci forniscono una ragione plausibile per figurarci il castello della rotta simile al set del film L'ultimo dei Templari o Assassin's Creed, ben venga la pignoleria se serve a ridimensionare questi ed altri svarioni. Ma andiamo avanti. Poco più di un secolo dopo, più precisamente nel 1452, il castello della Rotta fu completamente riattato da Giorgio Valperga, priore di Lombardia, precettore gerosolimitano di Moncalieri, come testimoniato dall'epigrafe murata sul portale d'ingresso. Quella che vedete alla vostra sinistra è la corretta trascrizione epigrafica di Veronica Revello, che ringrazio per la disponibilità. Ringrazio inoltre il professor Ermanno Malaspina, professore ordinario di lingua e letteratura latina presso l'Università di Torino, per il tempo dedicatomi. Grosso modo, dice, questa è la dimora costruita sotto il nome di Giovanni Battista, che in campi abbandonati fece edificare Giorgio, il noto priore dei Longobardi, nato dalla famosa stirpe dei conti di Valperga, precettore della casa del beato Giovanni di Moncalieri, ad arricchimento del quale aggiunse questo castello negli anni 1452. Religione, rallegrati e prega per il Signore stesso. Nel 600 il castello rientrò nei vari possedimenti dei Savoia, divenendo quindi scenario di due rovinose battaglie. Quella che Tommaso Francesco di Savoia, principe di Carignano, subì nel novembre del 1639 dall'armata francese che aveva liberato Torino dalle truppe principiste e che permise il ritorno della reggente Madama Reale Maria Cristina di Borbone. E quella a danno dell'esercito francese nel 1706 durante lo storico assedio di Torino, dove sembra che l'edificio fosse adibito a deposito di polvere da sparo dalle truppe sabaude. Nella prima metà del Settecento il castello della Rotta ospitò per un breve periodo l'abdicatario re Vittorio Amedeo II, trasferito qui dal vicino castello di Moncalieri, dove venne arrestato su volere del figlio Carlo Emanuele III, il quale non ne poteva più delle sue pressioni. E qui finalmente veniamo ai giorni nostri. Dopo circa un secolo di abbandono, il castello fu acquistato da privati e sottoposto ad alcuni restauri nel corso degli anni Ottanta. Nell'estate del 1980, durante alcuni scavi, furono rinvenuti i resti di una sepoltura che, secondo alcuni, fra cui un sensitivo, dovevano essere appartenute a un cavaliere templare. Questo poiché tra i resti dello scheletro fu trovata una croce di ferro e le tracce di un'armatura, più alcune ossa di un animale che probabilmente doveva essere un cavallo. E così, magicamente, sul finire di agosto dello stesso anno, su alcuni numeri della stampa, vennero pubblicate intere pagine dedicate ai presunti fantasmi che infestavano il castello. Un florilegio di leggende, cronache ed incontri paranormali, spacciate per racconti tramandati da secoli, tra cui figura, guarda caso, quella di un fantasmatico cavaliere templare col suo cavallo, che poi nel corso dei successivi anni avrebbero ispirato, diciamo così, vari maître à penser come Renzo Rossotti o Alberto Fenoglio a prendere carta e penna per ricamare su queste dicerie. Che male c'è, direte voi? Qualsiasi castello che si rispetti ha il suo fantasma. Se non fosse che questi servizi attirarono sempre più curiosi, finché una notte, dopo la pubblicazione di alcuni articoli sulla stampa e un contemporaneo servizio televisivo su Canale 5 andato in onda il 5 ottobre 1987, centinaia di questi curiosi presero letteralmente d'assalto il castello, scavalcando muri, cancelli. Molti di questi furono denunciati per violazioni di domicilio, danneggiamento, tentato furto, schiamazzi notturni, adunata sediziosa. Il tutto sempre per colpa di un certo giornalismo che oggi più che mai, invece di occuparsi della storia di questi luoghi, preferisce esclusivamente orientarsi verso l'aspettativa di mistero e di favoloso che hanno i telespettatori verso determinate storie evidentemente messe in circolazione dai proprietari stessi. Andando a spulciare nell'archivio storico La Stampa, nel numero del 28 agosto del 1980, infatti leggiamo:
Gli abitanti della borgata La Rotta, alla periferia di Moncalieri, raccontano che a volte, a mezzanotte, nel salone del castello della Rotta, irrompe il fantasma di uno scheletro, a cavallo, con una grande croce di ferro sul petto. La visione ha dato vita ad una serie di leggende che si raccontano da anni, non ultima quella della marchesina che si è uccisa lanciandosi dalla torre e che ora appare con gli altri fantasmi che arrivano in processione attraverso le grandi sale deserte e semi diroccate, emettendo urla strazianti. Si sentono anche scalpitii e rumori strani. Fantasie nate nell'oscuro mondo medievale? Sembrerebbe di sì se una ruspa non avesse fatto ricredere tutti. Nei giorni scorsi, nel fossato del castello, la pala ha portato alla luce lo scheletro di un uomo e di un cavallo. Ma che coincidenza, aggiungo io. Il proprietario del castello, che diede il via ad una serie di restauri, ci informa che nel castello avvengono fenomeni stranissimi. Si sentono urla di bambini, si trovano macchie di cera sul pavimento. Anche Satana si è fatto vivo. Il giorno dopo, un venerdì, esce un altro articolo su Stampa Sera che ci racconta qualcosa di più sul significato di alcuni di questi fenomeni. La notte fra il 12 e il 13 giugno, la data del suicidio, ogni anno gli amici della marchesina tornano al castello per celebrare la ricorrenza. In fila, come per una processione, macchie bianche si inseguono, girando per le stanze, tenendo in mano delle candele accese e lasciando i segni della cera al loro passaggio. Entrano ed escono dai muri dove una volta c'erano delle porte. «Li abbiamo visti!» ammette il proprietario. «Li hanno visti anche alcuni studiosi di archeologia, e così non è possibile chiedersi il perché». Voi mi direte, dopo l'infausto episodio del 1987, la cosa finì lì? Nemmeno per sogno. Pochi mesi dopo, nel gennaio del 1988, uscì un altro articolone su Stampa Sera con l'intera cronaca di una notte trascorsa nell'antico maniero tra un bicchiere di vino e una fetta di panettone davanti al camino alla ricerca di fantasmi. Eh sì, perché a quanto sembra al castello della Rotta si organizzavano sedute spiritiche. In questa pagina, che potete liberamente scaricare dall'archivio e leggere per intero, l'autore del pezzo, invitato ad una di queste evocazioni come ospite scettico, apprende tutta una serie di dicerie. Che il pozzo cela le ossa di soldati trucidati nel 1200, che nel sottosuolo sono sepolti oltre 300 scheletri appestati e che i muri occulterebbero mummie di monaci fra un intercapedi nell'altra, mogli infedeli torturate e murate vive, bimbi illegittimi compresi. Il custode dice che il salone del primo piano del castello vanta la presenza di una porta che dà sul regno dei morti, che alcuni medium sono riusciti a varcare. Questo grazie ad un libro di formule magiche trovato nel 1983 in una delle cavità segrete ricavate nei muri, andato ovviamente perduto, che forniva un rituale per accedere ad un'altra dimensione. Per sapere come andò a finire, vi invito ad andarlo a leggere. Nonostante queste notizie ci abbiano insegnato che non dobbiamo più stupirci di nulla, ancora non riesco a capacitarmi dell'incessante mania dei curiosi per il castello della Rotta. Attualmente in rete troviamo di tutto, articoli scritti a caso e video di perlustrazioni notturne, di esplorazioni e rilevamento presenze, panoramiche aeree con droni e intere puntate di serie web a tema fantasmatico e addirittura video di gente che è entrata illegalmente dentro il castello. Niente mistero quindi? Assolutamente no. Il castello merita anzitutto di essere restaurato, di essere studiato perché può riservare ancora molte sorprese. In questo noto volume dedicato ai misteri dei castelli piemontesi, a proposito del castello della Rotta, Alberto Fenoglio si lancia in un racconto fantasioso, basato sulla presunta scoperta di un tunnel che metterebbe in comunicazione il maniero della Rotta con la casaforte di La Gorra, e lo fa riportando la lettera di un certo signor Bauducco datata 1880. Costui racconterebbe che, entrato in possesso di una mappa realizzata dai Templari, scoprì insieme ad un certo signor Ravera un sotterraneo lungo oltre mezzo chilometro, al termine del quale trovò una stanza segreta con un altare dedicato alla Madonna della Spina, con una data, 1307. I due proseguirono e dopo diverse centinaia di metri si ritrovarono in una grotta piena di stalattiti luccicanti. Tuttavia non poterono proseguire per via di una frana che ostruiva il tunnel. A questo si aggiungono altre notizie, una fra tutte la leggenda popolare di un tesoro celato in quei sotterranei che consisterebbe in una capra d'oro a grandezza naturale. E poi, da buon manuale dei giovani templari, ci lascia questo utilissimo alfabeto segreto templare, nel caso servisse.
Ovviamente il libro, come del resto tutte quelle pubblicazioni anni 70 dedicate alla Torino magica e misteriosa, non riporta alcuna fonte. E comunque non cita i fantasmi, in quanto siamo nel 1978 e a quei tempi non erano stati ancora scoperti. Ma come vi dicevo, qualcosa è saltato fuori. A poche centinaia di metri dal castello, nascosto tra la vegetazione, pare sia stato scoperto un cunicolo, una sorta di roggia realizzata per collegare, chissà, forse il castello della Rotta ad una specie di torre che si trovava vicino al ponte sul Banna. Questo ponte fu distrutto dalla piena del 1957 e negli ultimi anni lo studioso Francesco Lorusso si è preso la briga di ripulire la zona onde restituire a ciò che resta del ponte un aspetto dignitoso. Sicuramente nel corso del tempo qualche mistero sarà svelato. Se volete vedere qualcosa di templare oltre al castello della Rotta, vi consiglio di fare un salto almeno presso la chiesa di Sant'Egidio di Moncaglieri o a Carignano, dove lo stanziamento templare dell'abitato di San Martino di Gorra è forse più antico di quello di Testona, ed è probabile che la casa forte di La Gorra sia appartenuta all'ordine del Tempio. Di sicuro lo fu la chiesa di San Martino, oggi Sant'Anna, presso Villa Stellone. Dunque, se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale ed eventualmente di suggerirmi qualche argomento non ancora trattato da cui si potrebbe ricavare un video interessante e divertente. Grazie per l'attenzione e al prossimo video!